Guardando sempre il libro di Efesi, capitolo 4. Scorso mercoledì mi ero fermato nel Colossesi, capitolo 3, dal verso 11 al 13. Stasera voglio, insieme a voi, non solo continuare dal capitolo 4, poi magari leggeremo insieme qualche altro riferimento. Andando al capitolo 4 del libro di Efesi, e qui l'Apostolo Paolo sta parlando alla chiesa di Efeso, dove purtroppo c'era qualche problemino, qualche difficoltà, e la loro difficoltà era vivere e mantenere la santità. E prima di leggere la scrittura c'è un pensiero che è nella mia mente già da stamattina. A me piace parlare con Dio come credo voi, spero tutti quanti voi, e poi dico: Signore, parlami, ispirami. Quello che stava accadendo nella chiesa di Efeso è che col passare del tempo avevano perso le caratteristiche della santità cristiana. In poche parole, erano scesi a compromesso. Alleluia. E il pericolo di quando si scende a compromesso è quello di, come dire, sgretolare i principi biblici. Ora, quello che sto dicendo per qualcuno potrebbe essere una cosa nuova, ma non è niente di nuovo. Ho dato dei cenni qualche volta, qualche mercoledì. Paolo era stato mandato per volontà di Dio nella chiesa, nella zona di Efeso, quindi l'attuale Turchia in un certo senso, la Grecia e la Turchia, più la Turchia. E lui, essendo sicuro, essendo certo che Dio lo aveva mandato, lui conservava nel suo cuore i principi di santità. E siccome sapeva che Dio lo aveva mandato là, era suo dovere insegnare i principi di santità. Seguitemi quello che sto dicendo, perché voglio arrivare ad un fine. Sto parlando di qualcosa che è molto importante. Ovviamente questo non dà la gloria all'uomo, dà ovviamente la gloria a Dio. Cosa era successo? Che nel momento in cui qualcun altro cercava di introdurre, diciamo, non lo stesso messaggio, ma il messaggio cristiano, della santità cristiana, però in maniera molto più diluita. Ok? E quindi Paolo si trova ad avere difficoltà a dire: non dobbiamo essere come i gentili, non dobbiamo scendere a compromesso. Perché dico questo? Perché quando Dio ti chiama per andare in una città, tu sai bene che Dio ti ha mandato. E usando questo termine, che può sembrare poco comprensibile, tu non temi nessuno tranne Dio, perché Dio ti ha mandato. Cosa succede? Che quando qualcuno che preferisce andare in una città, in un altro continente, dove ci sono potenzialità economiche, e vanno là dicendo: dobbiamo iniziare un'opera nella città di Roma perché non c'è ancora una chiesa che predica l'unità di Dio. Quella è una grande bugia. Amen. E quella è la dimostrazione che non ti ha mandato Dio. E cosa succede? Devi scendere a compromesso per legare le persone, per legarle alla Chiesa.
Paolo non usa mezzi termini per rimproverare, per riprendere, forse la parola migliore, per riprendere la chiesa di Efeso, dove avevano messo da parte i principi di santità e, diluendo i principi di santità, pensi di avere una congregazione più numerosa, ma il rischio è di andare all'inferno. Alleluia. Perché se Dio ti ha chiamato, Dio edificherà la casa per te. Alleluia. Se Dio non ti ha chiamato, alleluia, in vano si affaticheranno gli edificatori. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. So di qualcuno dicendo: noi inizieremo una chiesa, non sto scherzando, è la verità, non sto esagerando, noi inizieremo una chiesa a Città di Roma perché non c'è una chiesa del nome. Grande bugia. Amen. È una grande bugia. Perché se c'è una chiesa del nome, io devo aggregarmi alla chiesa del nome. Alleluia. Perché la chiesa non è un supermercato dove io posso decidere dove comprare il latte, in un supermercato o nell'altro supermercato. La chiesa è una. Amen. Alleluia. Amen. 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 Quindi quando io sento dire: oh, si è aperta un'altra chiesa nella città di Roma, tu che cosa pensi? Preferisco non parlarne. Amen. Perché se ti ha mandato Dio, tu sarai di benedizione anche per me. Certo. Ma se non ti ha mandato Dio, saranno fatti tuoi davanti a Dio. Amen. 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 Perché dico questo? Alleluia. Perché il verso 19 del capitolo 4 dice: essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia, cioè desiderare dal punto di vista carnale quante più cose possibili: denaro, prestigio. Lascia che ti dica, lascia che ti diciamo, la parola "io sono un ministro", che alcuni si vantano di questo, attenzione, perché il ministro è come un padre di famiglia che, se non va a lavorare, i figli muoiono di fame. Amen. Se non va a lavorare, la moglie gli può dire: io ritorno a casa dei miei genitori. È una grande responsabilità. Amen. Non è motivo di vanto. E soprattutto, se Dio ti ha mandato, ogni giorno devi renderne conto a Dio. Amen. Da quando apri l'occhio la mattina fino a quando chiudi l'occhietto la sera. Dico l'occhietto perché è stanco la sera. La mattina è pimpante, la sera è morente. A me, capite? Si sono abbandonati alla loro bramosia, al loro desiderio di voler competere. Nella santità, Gesù è stato l'esempio, ovviamente. Gesù non ha voluto mai competere con nessuno. Alleluia, amen. Gesù è andato per servire, amen, per ministrare, per moltiplicare i pani e i pesci, per compiere miracoli. Non ha mai voluto che qualcuno gli portasse una poltrona mentre altri si sedevano a terra. Amen. Quando Gesù moltiplicò i pani, questo non è nei miei appunti, ma sento di dire questo: quando Gesù moltiplicò i pani e i pesci, io sono più che convinto che Gesù si è seduto a terra insieme agli altri. Amen, amen. Sono sicuro che Gesù non si è fatto portare un altro tipo di pane, amen, quello dei cinque cereali. Alleluia, si è mangiato il pane che era stato moltiplicato. Alleluia. Alleluia. Non ha detto: io voglio il pesce spada, il pesce è quello del lago, quello che è. Amen. Alleluia. Gesù è venuto per servire. Amen. Non per competere. Amen. 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 Grazie Dio. E poi dice, verso 20: voi però, per quanto riguarda, non è così, perché avete conosciuto Cristo. Non avete, come dire, voi non avete bisogno di competere se avete conosciuto Cristo. Amen. 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 Perché se io so che sto servendo Dio, io so che Lui si prende cura di me, non devo competere con altri. Amen. Non ho bisogno di considerare il numero dei membri della Chiesa, non sono io che salvo. Amen. Amen. Amen.
Se ognuno di noi dovessimo raccontare la nostra esperienza, diremmo: qualcuno un giorno mi ha parlato e il mio cuore è stato toccato. Dio si è usato per mezzo di qualcuno per toccare il tuo cuore e il mio cuore. Amen. Alleluia. 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 Verso 21 dice: seppure avete dato, gli avete dato ascolto, cioè a Gesù, e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Alleluia. Amen. La verità qual è? Che la santità potrebbe offendermi, potrebbe farmi star male, ma sapete perché? Perché non ho la coscienza a posto. Alleluia. Ne parlavo con Vincenzo, no? Se una persona sta peccando e continua a peccare, diceva probabilmente non parlerà neanche in lingua. Io ho detto sicuramente non parlerà neanche con Dio, perché così imbarazzato o imbarazzata, no, imbarazzata vuol dire non incinta in italiano, è così imbarazzato che non andrà a pregare con Gesù o parlare con Gesù. Amen. Io ho visto persone durante la preghiera giocare col cellulare. E non andrò mai a dire spegni quel cellulare, perché il messaggio è chiaro. Amen. Wow. Alleluia. Alleluia. Amen. Se io amo Gesù, se io sto servendo Gesù, io voglio avere comunione con Gesù. Amen. Io chiedo forza a Gesù per non peccare. Alleluia. 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 Amen. Amen. E non solo. Qualcuno è offeso dalla verità. Certo che sarà offeso, perché non sta vivendo secondo la verità di Gesù, come dice Paolo. Amen. 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 È ovvio che la mezza verità è bugia. Amen. 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 Se io dovessi dire dammi un bicchiere d'acqua e mi danno mezzo bicchiere d'acqua, io dico scusa, ti ho chiesto un bicchiere d'acqua, perché mi dai mezzo bicchiere d'acqua? Amen. Perché ho sete, quindi ho bisogno di un bicchiere d'acqua. La verità non è al 99%. Amen. La verità è 100%. Amen. Amen. E se noi togliessimo 0,1%, non sarà mai la verità. Amen. Amen. E noi abbiamo il dovere, ovviamente, per chi vuole ovviamente servire Dio, noi abbiamo il dovere di seguire la verità. A volte chiederemo, diremo Signore perché? A volte diremo Signore come mai? Perché ci sono delle cose che magari a questa carne sono difficili accettare, non riconoscere, ma accettare. Ma se noi vogliamo essere salvati, dobbiamo ascoltare la verità di Gesù Cristo. Alleluia. Se qualcun uomo dovesse dirci lascia perdere quello che dice la Bibbia, fai quello che ti dico io, quello non è uomo di Dio. Amen. Quello è uomo. Amen. 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 Paolo non ha mai detto fate quello che dico io. Paolo, così come abbiamo letto, dobbiamo ascoltare la verità che è in Gesù. Alleluia. Amen. 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 Vorrei invitarvi o invitarci ad andare al capitolo 5, sempre di Efesi, quindi giochiamo perché la Bibbia è grande come la mia, nella pagina a fianco, dal verso 1, dove Paolo dice, non sto saltando gli altri versi del capitolo 4, è un modo per, come dire, arricchire l'argomento che sto insieme a voi condividendo. E dice: siete dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Quindi imitatori di Dio come figli. Quindi come figli di Dio dobbiamo imitare il nostro Padre. Amen. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Alleluia. Lascia ti dica una cosa. A chi di noi piace l'odore della spazzatura? Alzi la mano. La nostra relazione con Dio è come un profumo soave. Alleluia. Non sapete quando ti mettete quel profumo, quello che marca, quello buono, no? Ma fate così. Quando invece prendiamo
la busta della spazzatura, soprattutto se c'è l'umido, ci stanno i cocci, le patate, dei pomodori, altre cose, io non credo che qualcuno prenda quella busta e se la abbraccia. Come la portiamo? Vero? O no? È vero? E poi, quando dobbiamo buttare nel secchio della spazzatura, non è che diciamo che bel ricordo, la prendiamo e la buttiamo. Quando non si vive la santità di Dio, l'uomo e la donna è come l'odore di quella spazzatura. Non è gradita. E se la spazzatura non è gradita a me o a te, figuriamoci una vita che non è vissuta secondo la santità, se è gradita a Dio. Amen. Ovviamente noi non dobbiamo guardare gli altri. Dal punto di vista, non ci sarà mai nessuno che sarà il primo. Amen. Tutti saremo i primi, ok? E grazie a Dio per questo, quindi non c'è competizione. Amen. Quindi il consiglio che io do sempre a me, non guardare gli altri. Amen. O se tu senti qualcosa su qualcuno, dici, ma come mai si trova lì? Non dovrebbe trovarsi lì, si dovrebbe trovare là. Beh, o è lì, o è là, o è solo, o è re, o è mio, o è do, quello che è. Io devo darne conto a Dio della mia vita. Amen. Paolo dice, dobbiamo essere come un profumo soave, come qualcosa di cui Dio gradisce. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Dice, verso 3, ma come si conviene ai santi, né fornicazione. Amen. Alleluia. Amen. Siamo in salita, eh? Alleluia. Alleluia. Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. È quello che stava accadendo nella chiesa di Efeso. Alleluia. Amen. C'era fornicazione, c'era impurità, denudarsi è impurità. Amen. Amen. Guardare cose che non dovrebbero essere guardate, quella è impurità. Amen. Desiderare una donna, desiderare un uomo che non è né nostra moglie né vostro marito, ok? Quella è una cosa impura. Amen. Alleluia. Né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Sapete qual è la radice di tutti i mali? L'avarizia. Amen. La radice di tutti i mali. Wow. Alleluia. Lo stesso si dica dell'oscenità. Cos'è l'oscenità? Le donne cristiane non devono andare in giro con, come si chiamano? Leggings? Non devono andare in giro con leggings. Se vuoi tenerle, te le tieni a casa. Amen. Oh, ma io poi voglio uscire fuori dal balcone. Mettiti la gonna. Stiamo parlando di oscenità. Sapete cosa sono atti osceni? Amen. Noi uomini non dobbiamo uscire fuori a dorso nudo. Amen. Le magliette le hanno inventate per coprirci. Amen. Il pantalone lo hanno inventato per coprirci dalla biancheria intima. Amen. 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 Capite? Molto semplice. Lo sta dicendo, è nella parola di Dio. Non lo sta dicendo il pastore. Ecco perché io non vado al mare. Perché l'unica persona che eventualmente ha visto, mi conosce da 38 anni, che può vedermi in biancheria intima e anche senza, è solo mia moglie, neanche i miei figli. Amen. Dio dà a Mosè, se vi ricordate, nella legge, che i figli non dovevano vedere la nudità dei loro genitori. È giusto che sia così. Amen. Solo le figlie di Noè, mi pare, no? Che hanno ubriacato il papà. Ste figlie, eh? Di Lotto, giusto? Le figlie di Lotto. Queste figlie. Ma erano un po' locchette. Che a Sodoma e Gomorra vivevano in un ambiente che era promiscuo. Quindi per loro vedere nudità, se non addirittura spogliarsi, probabilmente era la cosa più naturale. Amen. Amen. Alleluia. Parlare sciocco
significa non dire stupidaggini. Una delle cose di cui sono convinto, se una cosa la sappiamo, parliamone, ma se una cosa non la sappiamo, è meglio rimanere in silenzio. Amen. Perché facciamo una brutta figura. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Della buffoneria. La buffoneria è cercare anche di prendere in giro, di mimare altri, nel senso di schernire altri. Noi siamo, dobbiamo essere cristiani e vivere, anche questa è santità. Amen. 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 Prendere in giro non è giusto. Amen. Non è corretto. Amen. Gesù non ha mai preso in giro nessuno. Amen. Alleluia. E dice che sono sconvenienti, ma piuttosto, cosa dice? Abbondi ringraziamento. È come dire: Signore, io ti ringrazio per la tua misericordia, aiutami a non cadere in queste trappole. Alleluia. Perché sono delle trappole. Amen. E chi vi parla non è un angelo con le ali, chi vi parla è un angelo fatto di carne. Alleluia. Amen. E questa carne ha un DNA, e in quel DNA c'è scritto: a me mi piace trasgredire. A questa carne piace trasgredire. Alleluia. Amen. Noi uomini siamo forse più espliciti delle donne, no? Perché se passa una bella ragazza, è una bella ragazza, no? Magari qualcuno si gira, io ho visto un tamponamento per una ragazza. Magari le donne si nascondono dietro, eh? Ma la stessa cosa pensano anche le donne. Siamo fatte di carne, eh? Amen. Alleluia. Quindi nel nostro DNA, a noi le cose che piacciono, ci piacciono. Amen. Un uomo, anche se è sposato, dovesse dire: beh, a me ormai il mondo, come dire, ormai sono sposato, non mi interessa perché io voglio servire Dio e non voglio tradire né Dio né mia moglie. Amen. Ma questa è carne, eh? Amen. E quindi vivere la santità non è un discorso dove qualcuno dice: beh, ma io queste cose le ho sentite, sono d'accordo. Io ti ringrazio che sei d'accordo, ma abbiamo bisogno che queste cose ci vengano ricordate. Alleluia. Io ho bisogno di ricordarle a me stesso. Alleluia. 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 Verso 5 dice: sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è, che cosa dice? Un idolatra, alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Perché il fornicatore o l'immondo o l'avaro? Perché in tutto questo c'è un modo di pensare che è: io so quello che sto facendo, a me quello che sto facendo a me piace, e quindi nessuno mi deve dire niente. È come se volesse dire: io sono Dio a me stesso. Non entreranno nel regno dei cieli. Amen. Alleluia. Verso 6 dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. I discorsi che facevo prima: se Dio ha stabilito la sua chiesa nella città X, ok, la persona che è stata stabilita da Dio è una persona che ha tutto l'interesse a piacere a Dio, innanzitutto. Amen. E non agli uomini. Amen. Perché sa che se Dio ti ha mandato, Dio non solo ti ha dato fiducia, ma ti ha dato una grande responsabilità. E con quella responsabilità tu devi darne conto a Dio. Amen. Amen. Il pastore, se è mandato da Dio, ha il dovere di insegnare la santità cristiana. Amen. Amen. Perché se non insegna ammaestramento, c'è qualcosa che non va nella testa. Alleluia. Amen. Ha uno scopo, non è interessato
alla salvezza. Certo. O forse, Dio non lo ha chiamato. Lui si è chiamato. Alleluia, amen. E questo è molto grave. Amen, amen. Alleluia. Dice, verso 7, nella Bibbia italiana sono 5 parole. Non siate adunque loro compagni. Amen. Amen. E non solo. Noi abbiamo il dovere, se parliamo con qualcuno che pensa di essere chissà chi, noi abbiamo il dovere di dire: la Bibbia dice che questo non si fa, che questo non si fa, che questo non si fa, ma si fa questo. Abbiamo il dovere di dire questo. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Vi ricordate? Noi dobbiamo ascoltare la verità che è di Gesù, che non è degli uomini. Amen. Alleluia. Alleluia. Quindi non siate loro compagni, come dire, non condividete il loro modo di fare, non vi fate riempire la testa piena di chiacchiere. Questo è quello che Paolo sta scrivendo alla chiesa di Efeso. Amen. Amen. Sapete, al tempo di Gesù non c'erano soltanto gli scribi o i farisei, c'erano i sadducei, c'erano i nicolaiti. Questa parola la leggiamo anche nell'Apocalisse. Tu ti ricordi cosa credevano i nicolaiti? I nicolaiti credevano che nell'interiore dell'uomo c'è un piccolo Dio. È come quello dice: guarda, ho avuto un sesto senso, mi sono sentito di svoltare a destra anziché a sinistra e ho trovato 100 euro. Questo sesto senso. E i nicolaiti, loro, qui è come dire, come se parlassi un po' degli stoici, senza l'aereo, chiamano gli stoici, quelle persone che dicevano: io non ho bisogno di nessuno. Amen. Se mi faccio male e faccio una ferita, so io che decido se mettere una foglia d'aloe, se mettere una fruscella di ricotta, se mettere una fetta di prosciutto, so io che decido della mia vita. Questi erano i nicolaiti. E nel libro dell'Apocalisse vengono menzionati più volte. Quindi anche ai tempi di Gesù c'erano persone che avevano un altro credo. Non so se rendo l'idea. Ma Gesù, avendo la verità ed essendo Dio, ovviamente si è potuto permettere di dire: voi siete delle ossa imbiancate. Ok? Gesù li ha potuti offendere. Noi questo non credo che abbiamo questo diritto di farlo. Amen. Ma abbiamo l'autorità della parola di Dio di dire: la Bibbia dice che questo non si fa, che questo è sbagliato. Amen. La Bibbia mi dice che io devo vivere la santità del Signore. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Certo, se io vivessi nel mese nel periodo estivo, vivessi in una casa vicino al mare, sulla spiaggia, che non c'è nessuno, io non mi farei la doccia, la mattina andrei direttamente al mare. Ma la ragione per cui non vado al mare, perché la mia nudità non deve vederla nessuno. Amen. E quando, così come dicevo mercoledì scorso, quando qualcuno mi dice: beh, ma tu pensi che gli altri guarderanno me? Gli altri non guarderanno te, ma Dio ti guarda. E noi non dobbiamo rendere conto agli uomini, noi dobbiamo rendere conto a Dio. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Dice: un tempo, verso 8, poi ritorniamo in Efesi 4, dice: un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Quindi dice: camminate come figli di luce. Amen. 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 E lascia che ti dica, a me non piace, se sono tutto scapigliato, illuminarmi affinché gli altri mi vedano. Io voglio mettermi in ordine. Amen. Quindi noi non dobbiamo apparire, noi dobbiamo essere
figli di luce. Amen. 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 Ritorniamo a capitolo 4. Vorrei ritornare a capitolo 4. Mi date 2 minuti? E dice, quindi continuo dal verso, inizio dal verso 21 per arrivare al 22. E dice: seppure avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza e della seduzione. Alleluia. Essere sedotti non è solo sessualmente. Amen. Amen. Essere sedotti può essere che qualcuno vuole attirarti perché gli fai comodo. Un esempio? Oh, tu sei una persona straordinaria. Se tu vieni a far parte del mio team, ti faccio fare segretaria, assistente pastore, e non solo, ti proporrò che tu sarai l'assistente presidente dei giovani. Questo è essere sedotti. Amen. Puoi spegnere? Amen, amen. Quando parliamo della santità, quando parliamo di questo, per quanto mi riguarda, è meglio di un sermone evangelistico. Amen. È meglio di un sermone evangelistico. Se dovessimo mangiare pasticcini e torta tutti i giorni, io credo che a 30 anni saremmo tutti morti. Colesterolo, diabete e quant'altro. Senza denti. Amen. Quindi abbiamo bisogno della bistecca alla fiorentina. Visto l'orario. Alleluia. Abbiamo bisogno del pane duro. Abbiamo bisogno dell'ammaestramento. Io ho bisogno dell'ammaestramento. Amen. Io ho bisogno di essere ammaestrato dalla parola di Dio. Amen. E quando leggo la parola di Dio, ho il dovere di dire: Signore, fai che domani possa rileggere un'altra cosa simile affinché io possa ricordare, tu possa ricordare a me come mi devo, come dire, come devo vivere, quello che devo fare, anche se io lo so. Alleluia. Lasciatevi vi dica e concludo. Nel momento in cui siamo alti, voliamo. Ma nella nostra vita, non so voi, a volte siamo una settimana in alto e 2 mesi in basso. Per un mese vogliamo e per un anno e mezzo siamo... È così, è così. Perché succedono delle cose nella vita che magari ci fanno star male, nel lavoro, anche un problema nella famiglia, ci fa star male. E noi siamo emotivi, non siamo, cioè noi non reagiamo di impulsivismo. Abbiamo il senso della ragione. Amen. E quando le cose non vanno bene, Signore, ti faccio prego oggi, ma oggi mi riposo, dai. Alleluia. Amen. E ricomincia il nostro guaio. Amen. Non pregherò oggi, non pregherò domani, non pregherò dopodomani. Comincerò a pensare in maniera distorta e, perdendo la mia comunione con Dio, io non sto facendo altro. Alleluia. Che essere come quella busta di spazzatura. Alleluia, amen. Amen. Grazie Gesù. Alleluia, ti rendiamo grazie, Signore Dio, per la tua meravigliosa parola. Aiutaci, oh Signore Dio, ad essere secondo il tuo cuore. Sovvieni le nostre debolezze, le nostre mancanze, per la tua misericordia, oh Signore Dio, e per l'autorità del tuo santo nome Gesù. Ti preghiamo, Dio, legaci a te. Non permettere, oh Signore Dio, che nessuna mondanità entri nel nostro cuore e nella nostra mente. E che nessuna forma di distrazione e di razzismo, Signore Dio, prenda il controllo del nostro cuore. Aiutaci, oh Dio, a perseverare nella tua parola che è verità, oh Signore Dio, a dispetto delle circostanze. Aiutaci, oh Signore Dio, ad essere insieme a te più che vincitori. Grazie vogliamo dirti, oh Signore, vuoi accompagnarci alle nostre case. Noi vogliamo concludere questo servizio ringraziandoti nel tuo meraviglioso nome, Gesù. Amen. Amen. Grazie.